Dal Grande Lago alle Guglie Dolomitiche, patrimonio dell'umanità. Dal relax alla vacanza attiva con l'escursionismo, la magica bike, il volo libero e tanta avventura. Ecco a voi Molveno, la perla del Brenta. Ci sono tre buoni motivi che ci spingono a passare una giornata a Molveno e vorrei che ci venissero raccontati da Anna Donini, che è l'assessore al turismo. Dunque, tre buone ragioni. Tre buone ragioni, io direi natura, sport e benessere. Allora, la natura, siamo in mezzo al Parco Naturale Adamello Brenta, circondati dalle Dolomiti di Brenta e siamo per la sesta volta consecutiva sul lago più bello d'Italia. Qui vicino il gruppo del Brenta, patrimonio dell'umanità. Sì, esatto, in un attimo appunto le persone che vengono a trovarci possono spaziare dalla vita da spiaggia, lasciatemi passare il termine, a una cosa più impegnativa, quindi una scalata, una ferrata, ma anche una semplice passeggiata in mezzo al bosco a rasserenare gli animi e a corroborare lo spirito. E direi, assessora, anche l'effetto paese, cioè il villaggio che ha mantenuto la sua integrità e oggi è un punto di forza, la socialità. È un punto di forza perché troviamo molti paesini di montagna un po' snaturati dal processo, del progresso. Fortunatamente noi siamo stati in grado di mantenere il paese così come era una volta e questo grazie proprio alle persone che ci abitano. E noi amici andiamo a scoprire questo ambiente ma anche questa comunità. Quella di Molveno è un'esperienza di rilancio del turismo estivo, grazie anche a impianti come questo, le funivie che partono da Molveno e arrivano a Pradel. Sono con il presidente Silvio Zeni, qui troviamo tante occasioni di vacanza attiva ma anche occasioni di relax e per la famiglia, come in questo percorso simpatico Sciuri dedicato allo scoiattolo. Come dicevi tu prima, bisogna rimarcare sicuramente una riscoperta del turismo legato alla montagna. C'è sicuramente negli ultimi anni la montagna ha avuto un'escalation molto molto importante nel turismo estivo e ovviamente l'altopiano di Pradel in questa situazione ci naviga perfettamente. Abbiamo avuto la fortuna nel 2014 di sostituire il vecchio impianto, la vecchia bidonvia, con una nuova telecabina che ha permesso sì che l'altopiano di Pradel potesse essere fruibile da tutti, persone anziane, biciclette, famiglie con passeggini, eccetera, eccetera. E nel contempo, tra i vari investimenti, abbiamo realizzato il percorso che avete appena visto, è un sentiero didattico denominato Sciuri, legato al mondo dello scoiattolo e alla sua vita, un percorso semplice che si sviluppa nei nostri boschi di 2,5 km. Ad Anello, che offre per l'appunto dei punti panoramici come quello in cui ci troviamo in questo momento, ma anche dei punti didattici di insegnamento con una pannellonistica e con dei giochi dedicati alla vita dello scoiattolo, con appunto descrizioni eccetera, che hanno avuto un successo incredibile. Il dato che ci interessa è che è un sentiero adatto alla famiglia, anche al passeggino. Certo, sì, quello era il nostro scopo principale, riuscire a far vivere l'altopiano non solo agli alpinisti esperti, non solo a escursionisti esperti, bensì anche alla persona, tra virgolette, media, alle famiglie, anziani, anche portatori di handicap, e siamo riusciti perfettamente in questo risultato. Ed eccoci arrivati al cospetto del gruppo del Brenta, nel cuore di questo gruppo dolomitico, e qui al Pradel, in cima, un punto di raccordo per l'escursionismo classico, l'alpinismo, le escursioni da rifugio a rifugio. L'altopiano di Pradel, come dicevo, come ci tengo a ricordare, rappresenta appunto quel collegamento tra le Dolomiti Brenta, che qua vediamo splendide, ricordo patrimonio UNESCO, e il lago di Molveno. Siamo a metà tra queste due cose.
e con questa attività stiamo cercando di offrire molteplici alternative a chi decide di trascorrere dei momenti presso il nostro territorio. C'è un fenomeno dentro il fenomeno della rinascita anche del turismo estivo, della montagna, che è tutto ciò che significa il mondo bike e oggi l'e-bike. Certo, certo. Devo dire che negli ultimi 2-3 anni il mondo bike ha avuto un'esplosione incredibile, non si vede solo sul nostro territorio ma un po' in tutte le località turistiche estive. Noi da questo punto di vista facciamo parte del consorzio Dolomiti Paganella Bike, che presenta circa 400 km di percorsi per le bici e una cinquantina dedicati alla pratica di enduro e downhill, tre dei quali si sviluppano proprio sotto i nostri impianti ed hanno avuto un successo notevole. E appunto tutto questo grazie all'interconnessione degli impianti. Certo, fortunatamente noi abbiamo un ottimo rapporto con i nostri cugini della Paganella e quindi insieme a loro siamo riusciti a creare un'offerta che non ha uguali nei dintorni. Radel significa panorami mozzafiato, vediamo la Valle delle Seghe, quindi anche l'aspetto forestale che ci sorprende, ecco, per la sua natura selvaggia e naturalmente le crode, le montagne, però qui Pradel significa anche volo libero, significa altri sport, altri intrattenimenti. Certo, devo dire che con gli investimenti degli ultimi anni io dico sempre che salire a Pradel dà la possibilità di soddisfare in pieno sia il corpo che l'anima. L'anima, lo hai appena detto, con questi panorami come quello che abbiamo visto sul lago di Moreno prima, le Dolomiti Brenta, ma poi con tutta un'altra serie di attività che noi offriamo, perché abbiamo un parco avventura che io lo chiamo Evergreen perché è sempre un successo tutti gli anni. Abbiamo una splendida fattoria didattica con numerosi animali che per i bimbi rappresenta sempre un punto di arrivo imprescindibile. E quindi sì, siamo molto soddisfatti di quanto stiamo ottenendo. Che dire, anche il palato, no? Vuole la sua parte. Sì, sì, sì. Noi sul territorio abbiamo 6-7 attività ristorative, tutte di grande qualità, se mi posso permettere, anzi ringrazio tutti, e hanno la caratteristica, secondo me, di essere dislocate sul tuo territorio, nel senso abbiamo la possibilità di avere il ristorante, il rifugio all'arrivo dell'impianto, ma anche il ristorante a 1 chilometro, il ristorante a 10 chilometri, quindi c'è la possibilità di sbizzarrirsi come si vuole. Siamo sul lago di Molveno, sono con Lorenzo Donini, presidente della società per l'incremento turistico qui del lago, del paese, della località Molveno, e dico subito che siamo qui con un mezzo alternativo, cioè una imbarcazione elettrica, perché green, ambiente, è sinonimo di questo luogo. Noi abbiamo comprato delle barche, diciamo, nuove, dei Pedalogo Go, che hanno, diciamo, delle batterie elettriche proprio per il discorso green del lago, e poi abbiamo trasformato 4 imbarcazioni con motore a scoppio, diciamo, in motore elettrico. Questo per avere tutto green nella nostra zona di Molveno, nella quale ci teniamo molto, ecco. Distinguersi sul versante dell'ambiente oggi è una sfida, no, all'interno delle Alpi. E Molveno promuove la qualità dell'acqua del lago e quindi il lago diventa una fonte primaria per l'identità turistica. Proprio il lago è la nostra identità turistica per la quale andiamo orgogliosi, nella quale poi abbiamo dei pesci, diciamo, come il salmerino, che è un pesce autoctono proprio del lago di Molveno, e questo ci permette proprio anche sulla pesca di sviluppare, diciamo, il nostro turismo. Turismo significa appunto tante cose, stiamo vedendo anche queste bellezze, la costa, queste bellezze naturalistiche, questa foresta che sembra immergersi, no, a un certo punto nelle acque del lago, però la spiaggia è anche intrattenimento, relax, divertimento.
Esatto, sì, poi sulla spiaggia abbiamo un bel prato inglese, dove abbiamo tutti i nostri parco giochi, un centro acquatico, la piscina dove ci sono i nuovi scivoli, dove tutte le famiglie con tutte le persone possono venire a divertirsi a Molveno. Mi pare di dover sottolineare proprio la qualità della spiaggia, l'erba. Sicuramente l'erba è il nostro punto di forza, dove abbiamo un prato inglese che veramente ci lo curiamo e ci teniamo tanto. Acqua Park, destinazione famiglia. Destinazione famiglia, sì, per i più giovani anche. Stiamo vedendo questi pedalò elettrici, quindi una grande novità, molto apprezzata, e qui vicino anche un minigolf. Esatto, il minigolf per le famiglie durante la sera o nei periodi, diciamo, un po' nuvoloso così. Abbiamo sottolineato in questi giorni che un punto di forza di Molveno è la comunità, il fare paese, il sentirsi villaggio alpino. Quindi la comunità, la simpatia del luogo è ciò che vi caratterizza. Sì, sicuramente questo. Noi prendiamo, diciamo, il turista quando arriva e cerchiamo di coccolarlo, proprio facendoli vedere prima, diciamo, le nostre bellezze e poi sicuramente col mangiare e con lo shopping per il centro paese. Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Sono Liv, la testimonial di Renault Kadjar, e sono virtuale. Sono qui per provare delle vere emozioni, per esplorare, per sentirmi inarrestabile. Tutti vorrebbero vivere nel mondo virtuale, ma io preferisco quello reale. Dovreste provarlo. Gruppo Alpin, concessionaria unica per il Trentino Alto Adige, ti aspetta a Trento in località Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Sul lago di Molveno si è alzata l'ora, la sentiamo e incontriamo Paolo Sartori, un appassionato di vela. Ti vediamo impegnato con il catamarano. La qualità dei venti e della vela qui al lago? Ma qui al lago di Molveno c'è sempre nel pomeriggio l'ora del Garda. Oggi una giornata particolarmente fortunata perché c'è una bella intensità di vento. Si presta bene per una giornata di vela. Io e i miei amici di solito frequentiamo questo specchio del lago con questi panorami veramente incredibili. Il vento ci aiuta, è stata una giornata veramente meravigliosa oggi. Ci sono degli angoli anche naturali particolarmente interessanti. Sì, il lago è piuttosto vasto, come vedete, ci sono degli aspetti anche molto interessanti, come le cascate in fondo al lago, c'è il ponte romano qui vicino, ma anche l'aspetto naturalistico per uno che va a vela non è indifferente.
Lorenzo, abbiamo detto più volte che la forza di Molveno è quello di essere coeso, di essere un paese antico e moderno nello stesso tempo. Questo spirito si riflette anche sulla vostra utenza, tanto che qui si parla proprio della famiglia al centro. Sicuramente la famiglia per noi è un punto di forza, dove qui possono venire tutti i bambini a divertirsi. Dopodiché abbiamo anche l'outdoor come nostro punto di forza. Qui i bambini possono venire tutti i giorni, giocare sulla spiaggia, sul prato, si sentono veramente liberi. Il lago e le Dolomiti di Brenta rappresentano l'identità di questo luogo. Non possiamo pertanto dimenticare le classiche escursioni e la natura di questi luoghi che rientrano anche nell'omonimo parco naturale. Boschi rigogliosi, alpeggi ancora in funzione e l'accoglienza nei rifugi garantiscono una vacanza piena di energia, sia per il semplice escursionista, sia per l'alpinista esperto. Torniamo nel centro di Molveno con Anna Donini anche per presentare una importante e bella novità, la presenza del mercato contadino qui nel cuore del paese. Sì, il mercato contadino che è apprezzato moltissimo dai turisti ma anche dai paesani perché permette appunto di acquistare dei prodotti bio e non, ma che sappiamo da dove arrivano, perché adesso effettivamente a volte non si sa davvero che cosa si va a mangiare. Invece qui li conosciamo, sono dei piccoli produttori che poi fanno anche dei trasformati molto, molto interessanti, compresi anche la cosmesi naturale. Sappiamo che anche gli eventi, anche altre attrattive richiamano l'attenzione su Molveno. Sì, grazie a questo soprattutto al supporto in primis di tutte le associazioni presenti a Molveno. Molveno è un paese molto vivo dal punto di vista associazionistico, appunto. In particolare c'è un gruppo giovani molto attivo. Altra cosa che è di fondamentale importanza, perché se il giovane è attivo significa che il giovane sta bene in paese e quindi questo sarà il nostro futuro e noi stiamo andando bene in questo senso. Loro organizzano, hanno ripreso la Sagra del Salmerino, e un'altra manifestazione che veramente vede bancherelle di polente fumante. Le tradizioni importanti, no? Esatto, esatto, le tradizioni importanti. Partiamo grazie al supporto comunale con inizio stagione con florigrafie, tutto il paese si veste appunto di fiori, ci sono piatti proposti a base di fiori. E questo crea proprio un'altra cornice bella da vedere oltre che da ammirare. L'importanza, assessora, di coniugare l'aspetto turistico con l'essere, il fare comunità, quindi vivere bene, qualità della vita innanzitutto ai residenti per poi trasmetterla agli ospiti. Credo che sia fondamentale, anche perché gli ospiti poi percepiscono questa cosa e assaporano meglio e vivono meglio le emozioni che possono vivere qua in località Molveno. Salutiamo Molveno senza dimenticare i tanti eventi che caratterizzano l'estate e le tante occasioni per coniugare la vacanza attiva con il buon cibo e la cultura. Buongiorno a tutti dal Bar La Playa di Molveno. A nome degli operatori turistici di Molveno vi propongo il Molveno Beach, un cocktail inventato quest'anno apposta per i nostri ospiti spiaggia. Succo all'ananas e prosecco. Buona estate a tutti. In chiusura un saluto, un abbraccio a tutti gli amici di Molveno, salutiamo le guglie del Brenta e le acque cristalline del Grande Lago e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it, sui nostri social e sul nostro canale YouTube. Ciao, arrivederci.